Amici di Mattina 9, allora noi ci spostiamo a Napoli per dibattere su una questione che purtroppo dura da svariati anni, perché parliamo di Via Marina, cantieri in corso, lavoratori ancora lì che stentano ad ultimare questi lavori di recupero del manto stradale. Ci sono ovviamente delle ripercussioni sulle famiglie dei lavoratori, c'è una questione anche legata alla viabilità che comunque non si risolve. A questo proposito ne vogliamo parlare con un esperto di questa situazione, sicuramente possiamo dirlo, perché parliamo con un sindacalista, Massimo Sannino della Fisca CISL Campania. Buongiorno. 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 Allora, una situazione che noi napoletani conosciamo bene, sempre traffico fermo, però ovviamente dietro quello che noi vediamo c'è un'altra situazione ancora più grave che riguarda le famiglie, riguarda i lavoratori. Esattamente, proprio adesso che andiamo in onda i lavoratori da due giorni sono in sciopero sul cantiere perché da tre mesi non vengono pagati gli stipendi. La cosa è stata presentata sia all'azienda che al Comune di Napoli in un incontro giovedì con l'assessore Panini e lo staff dell'assessore Calabrese, il quale avevano, tra virgolette, preso in carico questa vicenda che ancora ad oggi non è ancora risolta. Intanto, ecco, che cosa possiamo sapere di più? Perché inizialmente, ad inizio lavori, il numero degli operai, dei lavoratori era molto più alto. Poi pian piano, in corso d'opera, si sono avuti dei licenziamenti dei lavoratori. Come mai? Che cosa è successo? Allora, in verità questo cantiere ha una vertenza dai primi passi, perché parliamo di un appalto importante che il Comune di Napoli due anni fa si è accinto ad aprire questo cantiere, che aveva una durata massima di 180 giorni e che ha visto, tra le varie difficoltà, un picco di lavoratori che si è oscillato nei vari percorsi da 60-70 unità all'attuale 20 unità, che purtroppo ha avuto sempre delle problematiche, perché l'azienda che sta completando l'opera è un'azienda, una consortile nata dal consorzio che aveva vinto l'appalto, che purtroppo latita in diversi incontri anche con l'amministrazione e non riusciamo ad avere un cronoprogramma, un quadro preciso del percorso dei lavori di Via Marina. L'azienda è sempre la stessa? L'azienda è sempre la stessa e i problemi sono sempre gli stessi. Peraltro ci sono stati anche dei licenziamenti effettuati in maniera anche coatta, no? Licenziamenti che noi abbiamo denunciato e che sono stati anche impugnati dai lavoratori, perché abbiamo visto un percorso da parte di questo cantiere particolare che abbiamo denunciato all'amministrazione dal primo momento e non senza difficoltà adesso stiamo, tra virgolette, portando a termine, ma a un termine di ancora 7-8 mesi. Quindi ad oggi orientativamente fine lavori è 7-8 mesi, ma non c'è una data precisa ultima? Non c'è ancora. Nessuna data ultima, perciò dicevo di una normale relazione industriale tra organizzazione sindacale ed aziende che vede un percorso congiunto nel portare a termine un importante lavoro come questo è sempre latitato da parte dell'azienda, e quindi noi abbiamo denunciato più volte all'amministrazione che, non senza qualche virgolettato particolare, non ha preso le decisioni. Naturalmente noi colgo l'occasione anche per sottolineare il fatto che esiste naturalmente diritto di replica, ove mai la parte opposta volesse dire la propria in merito alla questione che stiamo trattando, e cioè dei lavori che abbiamo titolato essere infiniti in Via Marina. Infiniti naturalmente è un eufemismo, vogliamo semplicemente dire che sono tanti anni ormai che vanno avanti e che ci sono dei problemi riflessi sui lavoratori, sulle famiglie e sulla viabilità. Esatto. Fatto sta che oggi questi lavoratori hanno le braccia incrociate. Le motivazioni in linea di massima le abbiamo rappresentate, e quali saranno, insomma, le conseguenze a breve termine di questa sommossa? Ieri abbiamo avuto la Digos e la polizia del commissariato locale nel cantiere per scongiurare che ci siano
blocchi stradali da parte dei lavoratori, abbiamo dato la massima disponibilità a rimanere all'interno del cantiere per manifestare pacificamente, però abbiamo poi avviato un iter anche legale che a breve tramite i nostri avvocati procederemo. E giovedì, il 2 novembre, ci invieremo tutti, ci autoconvocheremo al Comune di Napoli con la speranza di essere ricevuti e di risolvere questo problema che economicamente sta mettendo in difficoltà più di 20 famiglie. È importante a questo punto tutelare, ecco, i lavoratori, quindi che cosa occorre per tutelare i lavoratori, ma soprattutto abbiamo detto che in realtà occorreranno approssimativamente circa 7-8 mesi ancora per completare il lavoro a Via Marina. Di cui è stato effettuato solamente l'80% di messa in opera, mancherebbe ancora poco. Quindi io le chiedo, effettivamente, quanto tempo potrebbe occorrere con un numero X di lavoratori, allora, per completare totalmente l'opera? Lei sa che questo non concerne la nostra sfera di conoscenza, sì. Però le dico che secondo me non è all'80% l'opera, è qualcosa inferiore, anche perché si sono spesi 10 dei 17 milioni che si devono spendere per il completamento dell'opera. Diciamo che gran parte di questa è stata fatta con una buona volontà da parte di azienda e di tecnici del comune. La questione potrebbe risolversi entro 5-6 mesi. E questo mi sembra un po' il suo appello? Non con 20 unità, sicuramente non con 20 unità. Questo mi sembra il suo appello più esplicito. Il mio appello principale è che le istituzioni facciano di tutto per tutelare chi poi è in prima linea, come noi ben sappiamo. Come i lavoratori. Ed è anche naturalmente il nostro auspicio. Per questo vi ringraziamo della vostra attenzione. Nel frattempo ringraziamo il sindacalista Massimo Sannino della Fisca CISL Campania per essere stato con noi. Speriamo che, insomma, la situazione si risolva nel più breve tempo possibile. Grazie, grazie. Adesso andiamo in cucina, sì, perché è l'ora di pranzo e sì, ci sei tu con Chef Ferio. Chef Ferio mi aspetta, dopo la pubblicità, restate con noi, mi raccomando, non vi muovete di lì.